Lavoro, ambiente, sanità, cultura, turismo e agricoltura, la Puglia che sarà, così si è presentato il candidato alle primarie del centro-sinistra Dario Stefano. Ma non poteva che partire da qui, Bari è la città capoluogo e noi che della politica ne facciamo un servizio, immaginiamo di abbandonare sin da subito la demagogia. Per noi la campagna elettorale parte da qui, da uno spazio di sport, da uno spazio popolare, uno spazio dove possono accedere tutti, per continuare questa connessione sentimentale con una Puglia che vuole continuare il cambiamento, che vuole proseguire su noi questa strada e che ci chiede di continuare a cambiare questa Puglia per come abbiamo lavorato in questi anni. A sostenere la campagna di Stefano il governatore uscente Nicky Vendola, che nel suo discorso appassionato ha sottolineato il rigore di Stefano nell'affrontare la responsabilità e la capacità di raggiungere obiettivi ambiziosi. Abbiamo guadagnato autorevolezza, credibilità, abbiamo guadagnato un'immagine nel mondo, abbiamo impiantato cose che non c'erano, che sono cose belle e cose buone per i giovani, per il futuro della Puglia. Ora, io so che significa governare. Governare non è fare surf, ma significa andare in profondità, significa affrontare le cose difficili di un mondo complesso. Ho visto Dario come amministratore, la sua trasparenza, la sua moralità, e ho visto l'amore che ci mette per questa terra nostra. E allora per me è una gioia essere qui, in questa cerimonia della consegna del testimone. Le primarie sono una bella gara, ognuno fa il tifo per quello che pensa possa produrre il meglio per la Puglia. Io questo partito ho servito, il partito della Puglia, il partito del Sud, e non è proprio un partito, è un sentimento ed è una politica, e ho visto in Dario il migliore esponente di questo partito, cioè di questo sentimento. Sull'altro fronte si è presentato anche il candidato alle primarie del centrodestra Nino Marmo, una scossa a una coalizione che in questo momento a suo parere sta dormendo, e una sferzata al suo partito, a Forza Italia, così il vicepresidente del Consiglio regionale. A due mesi dalla data presunta delle primarie per la scelta del candidato di coalizione per le regionali di marzo 2015, primarie lanciate da Raffaele Fitto e messe in discussione prima dal nuovo centrodestra e poi dall'UDC e poi anche dei vertici nazionali di Forza Italia, che hanno intavolato una trattativa ancora in corsa con i potenziali alleati a livello nazionale per decidere cosa fare in diversi territori. È proprio contro questa deriva accentratrice che sembrerebbe voler imporre un candidato da Roma si scaglia Marmo, che punta ad una regionalizzazione del partito sulla scia di ciò che fece negli anni 90 Pinuccio Tatarella.